Lo sportello Vado a vivere in montagna, che è la città metropolitana via, prosegue un lavoro che abbiamo fatto con le università, con le istituzioni, per provare a far incontrare la domanda con l'offerta, provare a unire il desiderio di vivere, lavorare, fare impresa sui territori alpini con le opportunità che esistono sui territori, con tutta la complicazione che ha questo processo di incontro, che va guidato con dei professionisti, con dei manager, con delle persone capaci. Si riapre questo percorso di interazione con le comunità, si riapre con un impegno della città metropolitana che UNCEM apprezza particolarmente ed è della partita. Ma attenzione, noi dobbiamo riaprire anche un percorso politico. La Regione Emilia-Romagna recentemente ha stanziato risorse per quei giovani coppie e non solo, che vogliono andare a vivere nei territori, recuperare dei vuoti, degli immobili che devono essere, possono essere rivitalizzati grazie a una serie di investimenti, come anche il super ecobonus 110%. Gli investimenti fatti dalle regioni, fatti sulla libera iniziativa delle regioni, devono diventare strutturali, devono vedere lo Stato investire affinché agevoliamo questi percorsi che vogliamo intercettare. Ne parleremo a Roccaraso, agli Stati Generali della Montagna, che si tengono promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro Boccia. Ne parleremo perché dobbiamo mettere lo Stato capace di usare anche le risorse del Recovery Plan, anche una serie importante di risorse europee della programmazione 2021-2027 che dobbiamo costruire per far incontrare la domanda e offerta. Dunque è importante costruire occasioni di incontro, di dialogo con la società, con le persone che vogliono vivere lì, ma dobbiamo agire sugli incentivi e strutturare una proposta di paese che parte dal Piemonte, che parte dalla città metropolitana di Torino, guarda un po' luogo di elaborazione di buone pratiche che poi devono tradursi in politiche e diventa elemento strutturale dell'Italia. Non abbiamo molto tempo, dobbiamo fare bene un percorso e delle operazioni che qui nascono e sono sicuro che nascono sotto buoni auspici, nascono con un'opportunità di garantire pezzi di futuro ai territori, di rigenerarli. Dobbiamo poi agire sulla leva fiscale, perché la fiscalità peculiare e differenziata è fondamentale per le imprese e per chi vive su quei territori. Su questo e su molto altro, a partire dalla connettività e da come stiamo nel Green New Deal europeo, dobbiamo impegnare le nostre istituzioni affinché gli enti territoriali, province, città metropolitane e comuni insieme, non da soli, possano definire un modello di futuro. Il nostro ottimismo è motivato da questi legami, il non essere soli, come ci invita anche il Papa nella Laudato Si e da quella piazza San Pietro vuota, mai da soli, ma insieme in un percorso di territorio che vede enti territoriali, accademia, imprese, terzo settore, unite per rigenerare il nostro territorio montano, le nostre valli e i nostri borghi.